Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare l'abitino che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato, io ho scelto il cotone riciclato di Casa Tessiland, il Drake, nella variante ottanio. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 2,5, serviranno poi ago da lana, forbici marca punti. Possiamo ora passare al tutorial. Parto subito in quarta con la mia catenella iniziale già chiusa in cerchio. Come facciamo a capire quanto deve essere lunga questa catenella? Innanzitutto stiamo lavorando su un multiplo di 3 più 1 e realizzeremo questo progetto in top down. Quindi andiamo a prendere la nostra misura di circonferenza della testa. La mia circonferenza della testa misura 53 cm, pertanto ho realizzato una catenella che fosse lunga 53 cm e che restasse multiplo di 3 più 1. Ho chiuso l'ultima catenella con la primissima del lavoro, con una maglia bassissima, facendo attenzione a non torcere la lavorazione, ma devo dire che il Drake si presta veramente molto bene a questo tipo di lavori, infatti non ho trovato alcuna difficoltà nel mantenere dritta la mia catenella. Da questo punto realizzo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, entro nella terza e realizzo un punto V doppio, quindi una maglia alta, rientro nello stesso punto e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto e realizzo altre 2 maglie alte. Quindi in un'unica catenella ho realizzato 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Eccolo qua il mio primo punto V doppio. Filo sull'uncinetto, salto altre 2 maglie di base, entro nella terza e realizzo un altro punto V doppio con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto altre 2 maglie di base, entro nella terza e realizzo un punto V doppio, 2 maglie alte. Due catenelle e 2 maglie alte. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivata alla fine del mio giro, mi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Tutti gli inizio giro successivi iniziano in questo modo. Cammino con maglie bassissime fino a raggiungere il primo spazio utile, ovvero lo spazio catenella del primo punto V. Quindi entro nella prima maglia che mi trovo disponibile e realizzo una maglia bassissima, entro nella seconda e realizzo un'altra maglia bassissima, entro nella terza e realizzo una terza maglia bassissima ed eccomi qui. A questo punto comincio il mio secondo giro realizzando punti V sopra ai punti V sottostanti, quindi in ogni spazio catenella io andrò a strutturare un punto V con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio e realizzo una seconda maglia alta, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio le conclusive 2 maglie alte, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, mi porto nello spazio successivo, entro e realizzo un punto V doppio con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2.
filo sull'uncinetto, spazio successivo, entro e realizzo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Proseguo in questo modo, quindi strutturando punti V sopra i punti V, partendo sempre dal centro, quindi dove abbiamo lo spazio catenella fra le 2 maglie alte e le altre 2 maglie alte, per 5 giri totali, contando naturalmente anche il primissimo effettuato. Ci vediamo appena terminati i 5 giri per vedere come procedere. Ed eccoci qui con la prima parvenza di sprone. Adesso dobbiamo andare ad aumentare leggermente in modo da calzare ancor meglio il nostro appunto sprone. Per farlo andiamo con maglie bassissime nella prima V, quindi nel primo spazio catenella, e iniziamo il nostro giro di punti V, questa volta tripli, quindi composti da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. La prima la sostituiamo con le 3 catenelle e poi nello stesso punto realizziamo altre 2 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Tutti i punti V che andiamo a realizzare sopra i sottostanti saranno composti in questo modo, quindi da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e continuiamo in giri strutturati nello stesso modo. Ora dobbiamo arrivare a raggiungere la dimensione, una volta piegato il nostro sprone, dobbiamo arrivare a raggiungere una dimensione che scavalli di poco la nostra spalla. Vediamo quindi quanti giri ci occorreranno. Per arrivare al mio giro manica ho strutturato 5 giri di punti V tripli. Vedete che ho messo infatti il marker nel primo giro di punti V tripli. Ho iniziato, ho continuato per altri 4 giri e mi sono fermata. Per individuare tutte queste misure io consiglio sempre di provare, quindi indossate il vostro sprone. Io mi sono fermata appunto qui e adesso vi dico come sono andata a suddividerlo per poi ricavare lo scalfo delle maniche. Ho indossato il mio sprone e dove si fermava il mio busto per far spazio poi al braccio, ho apposto il primo marker in questo modo. Dal lato opposto ho replicato ed ho contato naturalmente quelli che erano i punti V rimanenti. In questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi 7 punti V tripli liberi, cioè completi, e il primo marker l'ho messo prima del primo e il secondo l'ho messo dopo l'ultimo. Dopo aver individuato i primi 2 punti dove apporre il marker, semplicemente ci basta andare a ripiegare su se stesso lo sprone per trovare i punti comunicanti. Fatto ciò, andiamo ad unire i 2 punti del nostro sprone ricavando di fatto lo scalfo della manica. Per farlo dobbiamo strutturare una catenella che sia sempre multiplo di 3 più 1 e che ci consenta di arrivare all'altro lato del nostro sprone con un sufficiente spazio che coincida con la misura del nostro giro manica. Quindi è abbastanza semplice in realtà, basterà che misuriate il vostro giro manica, misurate poi il numero di centimetri che abbiamo già realizzato, togliendo la misura che abbiamo realizzato a quella del giro manica completo, ecco il numero di centimetri che abbiamo di catenella che dobbiamo strutturare. Ricordatevi ovviamente di mantenere il multiplo di 3 più 1. Io ho realizzato 18 catenelle, ne aggiungo una appunto per rispettare il multiplo e mi vado ad agganciare col filo sull'uncinetto dove ho il secondo marker, ecco qui, realizzando un punto V triplo. Tre. Ed eccoci qui con il nostro
giro manica completato, vedete? Da questo momento in poi andiamo avanti lavorando i punti come si presentano, quindi con i punti V tripli sopra i punti V tripli sottostanti, fino a raggiungere il marker del lato opposto. Una volta arrivati al marker del lato opposto, strutturiamo lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo appunto realizzato da quest'altro lato, quindi nel mio caso altre 18 catenelle più una, e mi vado a riagganciare appunto nel marker opposto. Continuo la lavorazione e mi vado a chiudere ad inizio giro. Ed eccoci con il nostro primo giro completato. A questo punto vi faccio vedere come andare ad interagire con la catenella che abbiamo per proseguire poi la lavorazione, perché da questo punto in poi andremo a lavorare il nostro tronco. Quindi continueremo la lavorazione finché non arriviamo al nostro giro vita. A questo punto però, come andiamo a lavorare sulle catenelle? Sempre con i ventagli, ma nel caso del sottomanica, quindi mi voglio mantenere una lavorazione un pochettino più stretta rispetto a quella che ho di sopra. Questo per fare in modo che non mi vada ad allargare troppo la lavorazione, che quindi il vestito rimanga aderente e non troppo morbido. Come mi vado a comportare? Filo sull'uncinetto, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo un punto V doppio, quindi nella parte che abbiamo del sottomanica ripristiniamo la lavorazione iniziale, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, lasciando però 3 catenelle tra un punto V e l'altro, quindi filo sull'uncinetto, salto 3 maglie, entro nella quarta e realizzo un punto V doppio, salto 3 maglie, entro nella quarta col filo sull'uncinetto, punto V doppio. Salto 3 maglie, entro nella quarta, punto V doppio. Mi riaggancio alla lavorazione originale tornando ai miei punti V tripli. Quindi dal momento in cui ritorno a lavorare la parte anteriore e poi posteriore, quindi dall'altro lato, ripristino la lavorazione di punti V tripli. Quindi torno alle mie 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E 3, vedete? Ora io ho realizzato il mio sottomanica leggermente più stretto rispetto appunto alla lavorazione che ho effettuato nella parte della spalla. Ecco qua, così si vede ancora meglio. A questo punto continuiamo con i nostri punti V tripli fino ad arrivare alla catenella, che lavoreremo invece con punti V doppi. Dopodiché nella parte posteriore continueremo con i punti V tripli, replicando questo tipo di lavorazione ogni volta che torniamo sul sottomanica. Quindi continueremo i nostri giri con punti V tripli avanti e indietro e punti V doppi invece nei due laterali, sui fianchi. Non possiamo sbagliarci perché in base alla riga sottostante andiamo poi ad operare appunto la riga corrente. Continuiamo la lavorazione fino ad arrivare al punto in cui noi vogliamo far partire la gonna, nel mio caso naturalmente il giro vita. Vi faccio sapere poi quanti centimetri appunto ho lavorato.
per arrivare al mio girovita dall'inizio, dal punto più alto del mio sprone, ho impiegato 41 centimetri, quindi ora sono arrivata, ho concluso il mio giro e inizio ad aumentare per strutturare la gonna. Una cosa importante che voglio dirvi è che man mano che proseguivo con i giri sono andata ad indossare la mia parte superiore dell'abito, perché ovviamente non siamo fatte tutte uguali e quindi, ad esempio, dove ho messo questo marker, ho notato che il mio punto vita andava ad assottigliarsi leggermente, quindi ho avuto necessità di diminuire ulteriormente. E qui voglio darvi un consiglio: per adattare facilmente questo tipo di lavorazione alla vostra silhouette, basterà semplicemente andare a diminuire le catenelle nelle parti laterali, ovvero ho proseguito la lavorazione realizzando due maglie alte, due catenelle e due maglie alte. Dal momento in cui mi sono resa conto di dover restringere leggermente la lavorazione, ho semplicemente tolto una catenella e quindi la parte centrale, anzi la parte laterale, entrambi i fianchi, l'ho lavorata con due maglie alte, una sola catenella e due maglie alte. Spero possiate anche voi trarre beneficio da questo trucchetto. E il punto si presta davvero molto bene ad essere riadattato giro dopo giro. Basta infatti andare a togliere un punto, quindi se aveste bisogno ad esempio di restringere ulteriormente, eliminate proprio una maglia e quindi riducete con una maglia alta, due catenelle, una maglia alta e poi a seconda se dovete ancora andare a restringere una maglia alta, una catenella, una maglia alta, torniamo al punto V originario. Mi trovo ora a dover iniziare la mia gonna e quindi vado ad aumentare subito. Io, come dicevo, ho davanti la mia struttura che consiste in pannello anteriore e posteriore costituito da un V triplo e le due parti laterali che invece sono dei V doppi con una sola catenella. Iniziamo a portarci come consuetudine nel primo V disponibile, nel primo spazio catenelle del nostro primo V, dove vediamo il V triplo, andremo a realizzare un V quadruplo. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 3 maglie alte, quindi. Ecco le mie prime 4, 2 catenelle, entro nello stesso punto, realizzo altre 4 maglie. Realizzeremo i primi 4 giri strutturando punti V quadrupli sopra i punti V tripli e punti V doppi classici sopra i punti V doppi. Nel mio caso io riaggiungerò la catenella che ho tolto per diminuire, quindi anche voi, qualora aveste diminuito in precedenza, ripristinerete il classico punto V doppio. 4 giri in questo modo, poi vediamo il successivo aumento. Terminata la prima sezione, ovvero i primi 4 giri realizzati come spiegato poc'anzi, inizieremo una lavorazione leggermente differente per 5 giri. Io ho già iniziato il primo punto, vedete, sono già entrata nell'archetto e da questo momento vado a realizzare un punto V quadruplo . Ecco le 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Ed un punto V triplo. Filo sull'uncinetto, spazio successivo, punto V triplo, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Il giro verrà strutturato in questo modo, quindi un punto quadruplo, un punto V quadruplo, un punto V triplo. Alterniamo questi due punti per tutto il giro e per 5 giri totali, aumentando di fatto un altro pochino la nostra lavorazione.
Iniziamo a vedere che la gonna svasa un pochettino. Io continuerò ad aumentare un altro po', qualora invece voi indossandola foste giunte all'ampiezza che desiderate, vi basterà proseguire la lavorazione così come la vedete fino a raggiungere la lunghezza che desiderate. Io andrò, come ripeto, ad aumentare leggermente e vi dico come strutturerò i prossimi giri. Mi porto come consuetudine con maglie bassissime fino al primo spazio del punto V e strutturo un punto V quadruplo, 3 catenelle, 3 maglie alte. Esattamente come abbiamo fatto fino ad ora, 2 catenelle, 4 maglie alte e 4 e realizzo una catenella. Filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio successivo, replico i miei punti V tripli, 2, 3. Ed aggiungo una catenella. Sostanzialmente, quindi, andrò a strutturare i miei giri successivi esattamente come vedo quelli sottostanti con un punto V quadruplo e un punto V triplo, intervallando però questi due punti sempre da una catenella. Di fatto aumento ancora l'ampiezza della mia gonna. Mi raccomando, controllate sempre il punto che avete sottostante in modo da poterlo replicare fedelmente. Io qui ho un quadruplo e faccio infatti 4 maglie alte, 2 catenelle e continuo. Credo non ci siano bisogno di altre spiegazioni. Procediamo esattamente come abbiamo fatto finora, intervallando però i punti V da una catenella. Quindi una catenella, punto V, una catenella, ovviamente quadruplo, triplo, eccetera, eccetera. Io vado avanti per 5 giri. Terminato il quinto giro, ho indossato l'abito ed ho stabilito di aumentare di poco ancora l'ampiezza della mia gonna. Per farlo, strutturerò i prossimi giri interamente con punti V quadrupli. Quindi, anche dove ho i punti V tripli, strutturerò punti V quadrupli. Intervallerò ogni punto V con una catenella e proseguirò la lavorazione in questo modo per almeno altri 5 giri. Poi indosserò il mio abito e stabilirò se continuare fino a raggiungere la lunghezza che desidero o se aumentare ancora. Sono arrivata ad un'altezza complessiva di 75 centimetri. Naturalmente non mi sta tutto l'abito nell'inquadratura ed ho deciso di fermarmi. Ho bordato semplicemente con un giro di mezze maglie alte, come vedete, dopo i 5 giri di punti V quadrupli. Quindi bordatura mezze maglie alte, semplicemente una mezza maglia alta in ogni maglia disponibile, una nello spazio delle due catenelle per creare un effetto un pochino più onda ed un'altra tra un gruppo e l'altro, quindi tra un punto V e l'altro. Vi faccio vedere perché ho replicato lo stesso procedimento sulle maniche. In questo caso mi vado ad agganciare nella parte del sottomanica. Vedete dove ho qua i miei punti V? Inserisco l'uncinetto alla base del punto V, dove è la catenella dentro la quale si struttura uno dei punti V doppi. Prendo il filo, lo aggancio e qui realizzo 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, mi sposto nella catenella successiva. Ricordate che i punti V erano intervallati dalle 3 catenelle, quindi realizzerò in ognuna di queste 3 catenelle una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella che mi costituisce la base del punto V successivo con una mezza maglia alta, quindi tutta la parte del sottomanica verrà strutturata così, una mezza maglia alta sostanzialmente in ogni catenella che mi trovo disponibile, compresa quella che funge da base dei punti V, vedete?
Eccone un'altra, entro e realizzo la mia mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, inizio a realizzare le mie mezze maglie alte dove mi trovo agevole il passaggio. Vedete, l'importante è non tirare la lavorazione e prendere una sola asolina. Ed eccomi arrivata ai punti V tripli. La prima la realizzo tra l'ultima sezione e il punto V triplo, dopodiché qui realizzo invece una mezza maglia alta in ogni maglia alta. Sono tre e realizzo infatti tre mezze maglie alte. Ora, nello spazio catenella costituito da due catenelle, io realizzerò solamente una mezza maglia alta per dare appunto una sorta di effetto più morbido al mio bordo. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva e vado avanti con altre tre mezze maglie alte. Filo sull'uncinetto, siamo tra i due punti V, entro per una mezza maglia alta. E continuo in questa maniera con tre mezze maglie alte, una mezza maglia alta nello spazio catenella, altre tre mezze maglie alte e una tra i due punti V tripli. Continuo tutto il giro, mi chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella iniziale, taglio i fili. Nascosti i fili, ecco il nostro abitino nella sua interezza. Non mi sta tutto in camera, ma senz'altro dalle slide di inizio video avrete un'idea più precisa di come è il risultato finale. Io ho utilizzato per un abito lungo 75 cm 370 grammi di filato. Il punto, come vedete, rimane un pochino aperto nonostante ci siamo andate a orientare su un punto V quadruplo, specialmente nella parte finale, però come vedete si vede al di sotto. Quindi questo ci rende intanto utilizzabile questo abitino come copricostume, quindi in estate semplicemente con il costume sotto siamo a posto. Ma volendolo utilizzare in città, come ho intenzione di fare io e come appunto avrete visto senz'altro dalle slide e dalla immagine di copertina, io consiglio di apporre una piccola sottoveste, potete foderarlo assolutamente, ma una sottoveste, diciamo, ci dà un pochino più libertà anche a livello cromatico, perché volendo andare ad inserire una sottoveste di un colore in palette che poi si abbina magari a un blazer da indossare al di sopra, andiamo a creare un effetto davvero molto interessante. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento lunedì prossimo con un nuovo tutorial.